Quindi questo anno, dal 31 gennaio del 14 al 31 gennaio del 15, celebriamo l'anno centenario. Ci sembrava giusto, in questo anno, fra le tante iniziative che si sono prese, ricordare anche un fatto importante, che qui sul Monte Padre Candido ha trascorso un anno, il suo anno di noviziato. E sapete che nella vita di un religioso l'anno di noviziato è fondamentale. Ora, il noviziato non è più a San Giuseppe, nell'altro convento dove prima si faceva, ma il noviziato si sta facendo qui. Quindi insieme ai novizi, in questa comunità del noviziato, abbiamo voluto ricordarlo qui. Esattamente nel giorno 24 ottobre, anche se è giorno feriale, di venerdì, forse un po' scomodo per questa iniziativa, comunque si è preferito farlo nel giorno della ricorrenza proprio perché ci è sembrato significativo. Quando Padre Candido venne al noviziato, quindi nell'ottobre del 29, il 9 di ottobre venne, maestro dei novizi era Padre Nazareno Santolini, che è sepolto e la sua tomba sta su nel noviziato. E Padre Nazareno è stato maestro dei novizi quasi per 40 anni ed è in concetto di santità. E anche lui è venerabile, quindi Padre Candido lo conobbe solo per 3 mesi, ma credo che siano 3 mesi significativi, perché sono i mesi nei quali lui, il Padre Nazareno, il maestro, era estremamente ammalato, tanto che non poteva neanche stare a letto e durante la giornata stava su un seggiolone con davanti una tavola per potersi appoggiare e dormire in questa maniera, seduto, appoggiato a questa tavola sopra questo seggiolone. Ecco, la sua era un'infermità molto grave, non poteva camminare, patì molto negli ultimi anni della sua vita e immaginate specialmente in questi ultimi mesi. Quindi Padre Candido poté dal vivo vedere la testimonianza di un santo, poté vedere l'esempio di un passionista che nella sua sofferenza portava concretamente la testimonianza delle sofferenze di Cristo. E con quanta umiltà, con quanta semplicità e con quanta fede il suo maestro viveva questi ultimi mesi della sua vita. Il presidente del tribunale per la causa di beatificazione per la parte diocesana, che è quella di Roma, ha detto che a breve si concluderà questa prima parte, quindi siamo in tempi veramente rapidi, considerando quanto ci vuole normalmente. Credo che questo possa essere anche preso come un segno che il Signore permette e vuole tutto questo cammino. Ecco, volevo dire che a questo proposito, nel firmare il registro delle presenze, in questo anno c'è questo registro che poi potete firmare anche voi in questa data, tutti voi che partecipate. Quindi l'altro giorno, il 20 di ottobre, Monsignor D'Alonso, presiedendo la prima parte del congresso degli esorcisti, congresso internazionale che si sta tenendo a Roma in questi giorni, si concluderà domani mattina, nell'apertura ha voluto lasciare queste frasi che ora leggo, quindi Sacrofano, 20 ottobre 2014, convegno AIE, Associazione Internazionale Esorcisti. Un sincero grazie alla congregazione dei passionisti della provincia romana della Scala Santa per averci dato l'opportunità di conoscere ed approfondire la figura del servo di Dio Padre Candido Amantini. Un sacerdote straordinario, possono i suoi figli spirituali divulgare la fama di santità e voglia il Signore glorificarlo e scrivere il nome di Padre Candido nel libro dei Beati. Da parte mia assicuro la preghiera per la sua glorificazione, Don Giuseppe D'Alonso. La figura del Padre Candido è stata presentata in questo congresso internazionale come l'anno scorso è stata presentata nel congresso nazionale degli esorcisti di Roma, sempre in questo periodo autunnale. Carissimi.
questa mattina con gioia, soddisfazione e orgoglio leggo la tua mail. Padre Candido sta mirando ai cuori di tutti noi. La gioia più grande è che insieme stiamo trasmettendo il suo significato e la sua santità a tante persone, dalle più semplici alle autorità, a tutta l'Associazione Internazionale Esorcisti, a tutti voi. Unito nella preghiera ti mando un caro saluto Paolo Villotta, dottor Paolo Villotta, che è il nostro postulatore e che sta lavorando molto 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 bene, come potete vedere dai risultati. Col Padre Candido io ho vissuto quasi una vita intera e lo ricordo il primo incontro che ebbi era durante, dopo la guerra, quando ci portò un gruppo di noi studenti di Roma, facevamo teologia, e ci portò qui a Monte Argentario con un camion che hanno lasciato gli americani ai prati della Scala Santa, e lui guidava, ci portò fino qua, contenti, insieme, così pensava a lui, sembrava un ragazzone come noi, perché era giovanissimo lui, noi avevamo già 24, 23 anni, anche forse meno, ma lui c'era un pochettino di avanti, una decina di anni. Lo conosco per questo senso di equilibrio, perché è stato sì di grandi iniziative, quelle che potevano essere a quei tempi, ma nel mio tempo mai è andato fuori dal normale. Un altro incontro ebbe con Padre Candido, quando lui già sacerdote, faceva il primo esorcismo. Non è che non lo subito così, ho visto proprio il primo esorcismo all'Arezzo. Allora era esorcista il padre Alessandro, e di questa un'esperienza proprio straordinaria non l'ho avuta mai fuori di questo. Solamente posso dire che già si era divulgato questo concetto di Padre Candido come esorcista, che addirittura, ricordo bene, dal Vaticano mandavano alcune persone particolari, adesso i nomi si possono dire, manco me ne ricordo, particolari per essere esorcizzati dal Padre Candido, li mandavano dal Vaticano, e tramite dei monsignori che io conoscevo. Poi, sempre da questo lato di esorcismo, trovo nel Padre Candido una grande affluenza di gente. Però in quei tempi ci fu anche un'intervista per la Radio Vaticana e allora lui diceva così, ma ne vengono tanti, però posso dire con sincerità che 100 ne vengono, al massimo ce n'è uno indiavolato. Beh, dopo diversi anni che sono stato via nella Scala Santa, c'era l'orario stabilito, sapeva il coro, entrava la gente, ma andavano con il biglietto, perché tutti, tanto è vero che lui, una volta mi ricordo che io ero stato lì, vedo lui, c'è da dare una benedizione a questa persona, sì, ma c'è di là tutto il tempo, un'ora intera, e questa persona non me la chiamò. E allora lui ogni volta però un'ora si dedicava a queste preghiere, a queste cose, per tutti quelli che venivano. Ora, riguardo alla persona sua, che cosa posso dire? È una persona che come religioso era molto osservante, anche se si aveva delle dispense per ragioni di malattia. Poi era sempre silenzioso. Mai io posso dire una parola in contrasto. Quando era giovane, che si era un po' affermato in questo ufficio di esorcista, ha avuto anche un suo discepolo, Amort, lo ricordo ancora, che veniva lì e stava presente come faceva Padre Candido. Ha imparato da Padre Candido. Celebre un esorcista che c'è un po' in giro. Ma certo, alcune persone sono state guarite. E hanno ringraziato sempre Padre Candido e sono state fedeli a Padre Candido. Ora di Padre Candido lo posso anche ricordare come professore. A quei tempi già si apriva un po' l'università, ma per noi che eravamo lì alla Scala Santa c'era da studiare la Sacra Scrittura, c'era da studiare ciò che era la storia, a noi come insegnanti ci diedero come Sacra Scrittura il Padre Candido.
E Padre Candido ci preparava te, mi ricordo ancora quando ci spiegò tutto Isaia, tutto un mese, un'invernata intera, e ci fermavamo su quel libro. Però era sempre un po' mezzo malaticcio. È una cosa particolare che so, che spesso, quando veniva a farci scuola, lui già era stato in ginocchio a studiare la Sacra Scrittura per poi comunicarla a noi. Oltre a questo, non si conosce di Padre Candido, che per me è un libro che sarebbe la chiave di volta per vedere la sua teologia, la sua competenza riguardo alla Sacra Scrittura, alla rivelazione. È il libro del Mistero di Maria, che ha scritto, ma è abbastanza impegnativo. Ogni pagina che si legge, io ci ho tentato adesso di riprenderlo, ma mi si è stato al tavolino per vedere che cosa vuol dire. Lui parte sempre dal mistero dell'incarnazione, dal quale viene tutto quanto questa grandezza di Maria. Vi consiglio, se avete tempo e preparazione, di leggerlo, così fa allontanare tutte le deviazioni sceniche che di volte abbiamo per entrare proprio nel mistero cristiano. E vi anche, diciamo così, un privilegio, se è un privilegio. Il giorno che morì, io stavo in San Dicione di Paolo, telefonando, è morto Padre Candido. Pensavo alla macchina così subito alla Scala Santa e arrivai in tempo, proprio allora che era quasi morto, alla mattina verso le 5, secondo me era, e lo trovai riverso nel suo letto, l'ultimo addio che ebbi con Padre Candido. Vale veramente l'impegno spirituale di raccomandarsi ad un'anima santa. Avevo 19 anni e lo conobbi per il periodo che sono stato lì a studiare fino da giovane sacerdote. La mia impressione fu questa, innanzitutto di un uomo di grande equilibrio, ma non solo, misura nel senso vero, era una persona dotta, quindi istruita nella fede, umanamente molto equilibrato, capace di discernimento, di capire le situazioni e capirle sia per esperienza personale, ma capirle anche, come poi dopo si è saputo, anche per dono di Dio. Quindi in questo senso è una persona di grande fede che Dio ha arricchito di doni particolari. Tuttavia la base umana che c'era sotto era una base molto importante, quindi questa capacità di fare le cose con misura, con saggezza, con molta ponderazione. Ecco, non si metteva mai in mostra e non cercava di mettere se stesso davanti agli altri, assolutamente mai. Poi però il suo lo faceva e lo faceva sempre con grande coraggio e con grande forza. Come fisico non era forse un granché, ma la sua forza era la forza interiore, la forza spirituale. Questa l'ha avuta sempre molto, in maniera molto forte, precisa. Ecco, in questo senso era una persona che dava un esempio concreto, senza mettersi in mostra. Io ebbi anche modo di parlargli su un argomento che in quell'epoca era dibattuto, il problema del demonio: esiste o non esiste? Gli indemoniati, tutte queste storie, sono vere o non sono vere? Ecco, chi ha partecipato a qualche episodio l'ha visto e l'ha detto, altro che se sono vere. Ora, non tutte le manifestazioni sono frutto del demonio, alcune volte possono essere fatti psicologici, altri tipi di malattie, però l'intervento del demonio esiste e l'esorcista c'è appunto per questo, ma anche per saper accogliere le persone. Un'altra cosa che è stata detta: accoglieva tutti con tanta pazienza, quindi tutte le persone che andavano a lui per parlare, per ricevere una benedizione, e su questo aveva veramente una accoglienza grandissima, quindi capace di fare del bene. Ecco, questa è stata una bella testimonianza che io ricevetti da giovane, quindi da studente e da giovane sacerdote, quindi mi è rimasto nel cuore tutto questo.